Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Manfredini, sono professore associato di medicina interna alla nostra università e dal 1° di novembre ho avuto l'onore dell'incarico direzionale della clinica medica e della scuola di specializzazione in nefrologia della nostra università. Il nostro istituto si occupa, essendo sede della scuola di specializzazione in nefrologia, di una serie di studi per quello che riguarda l'applicabilità e la trasferibilità delle ricerche nefrologiche sui malati di tutti i giorni e in particolare sugli anziani e sugli ammalati comorbidi che frequentano le nostre divisioni di medicina interna dell'ospedale. Nel dettaglio io in particolare e una parte del mio gruppo ci occupiamo di cronobiologia clinica, quindi da sempre lo studio dei ritmi circadiani dell'individuo. L'argomento è molto complesso, si può riassumere anche in pochi secondi. Noi tutti nasciamo con scritto nel nostro DNA dei segnali che l'orologio biologico del nostro cervello ci scandisce. E l'importante è riuscire a mantenere l'equilibrio tra i ritmi endogeni del nostro organismo e quelli che ci vengono invece imposti dall'ambiente, dal nostro lavoro, dagli spostamenti, per esempio il fuso orario, per esempio il lavoro a turni, per esempio il jet lag. Acquisizioni degli ultimi anni hanno mostrato come l'importanza dei ritmi sia molto consistente per quello che riguarda anche il momento in cui alcune malattie, alcune patologie si sviluppano. Prevalentemente, per esempio, le malattie cardiovascolari non avvengono a caso, ma hanno un momento ben specifico nell'arco della giornata, del mese, dell'anno in cui si manifestano. Diciamo che è una ricerca complessa, è una ricerca che dà soddisfazione e come tutta la ricerca in ambito medico. La ricerca forse è una passione, sta diventando sempre più una passione perché non ce la possiamo permettere, perché come sapete tutti i tagli degli ultimi anni, ma forse più degli ultimi anni, all'università hanno fatto sì che si riducano sempre di più le risorse destinate alla ricerca. E quindi i giovani brillanti che avrebbero voglia, perché animati dal sacro fuoco, perché è un sacro fuoco, perché si guadagna poco e niente, di fare questo mestiere, o questa missione, non riescono ad avvicinarsi ai nostri laboratori, ai nostri studi, ai nostri reparti clinici, perché mancano i fondi. Quindi perché le migliori menti possano stare con noi e i bravi possano continuare a lavorare con noi in qualunque ambiente della nostra università e non per forza emigrare all'estero, se potete dare una mano come abbiamo fatto tutti noi, ci mettiamo un attimo una mano in tasca e doniamo il 5 per 1000, non ci costa assolutamente niente, è gratis e forse un piccolo aiutino lo possiamo dare. Grazie. Thank you.